Un progetto molto importante che darà lavoro a tanti giovani disoccupati, finanziato dalla Regione Abruzzo. Sì, un'iniziativa molto importante che riguarda l'istruzione e la formazione professionale per qualificare dei giovani nel mondo edile, un mondo che comunque è sempre più vocato alla sostenibilità, quindi sono necessarie nuove figure. La Regione con questo finanziamento va a formare questi ragazzi pronti per questa nuova edilizia. Questo è uno dei tanti iniziative che abbiamo preso, c'è un ammontare di 2 milioni che la Regione appunto ha messo in campo per cercare sempre più di formare e qualificare giovani ragazzi per poi inserirli nel mondo del lavoro. È compito della Regione fare questo incontro tra lavoro e opportunità di inserirsi, quindi sicuramente continueremo a farne tante di queste iniziative perché è sempre più necessaria una qualifica specifica per dare la possibilità a tanta gente di entrare nel mondo del lavoro. E da questo punto di vista rientra un progetto più ampio che illustreremo prossimamente, che è quello appunto del rilancio dei centri per l'impiego, che non devono essere considerati come ultima spiaggia, bensì il punto di partenza per un giovane inoccupato e disoccupato. Ecco, appunto, si parla poi di un lavoro sicuro, strettamente legato anche al mondo della ricostruzione, ricostruzione che partirà, si parla di ecobonus, smart bonus. Sì, sia la ricostruzione, ma anche l'ecobonus, come ha detto lei, quindi sono necessarie sempre più figure qualificate per questi tipi di interventi e questi tipi di lavori. Quindi la Regione deve fare la sua parte in sinergia con le altre istituzioni, anche con il mondo privato, che in questo caso è rappresentato dall'ANCE, che è appunto l'associazione degli imprenditori, e cercheremo di fare gruppo e squadra per cercare appunto di formare al più presto tanta gente che possa entrare nel mondo del lavoro, perché le esigenze sono queste.